Ehi ragazzi, qui con voi c'è Frostinox! Oggi in questo video non sono solo, oltre ad Elia il famoso Game Time, vi presento Dunis! Ciao! È un piacere! Un piacere a te, troverete il suo canale nelle schede, poi abbiamo Fraros e Mister Bella. La nostra televisione Ciao. Preferita. Ok. Yeah. C'è anche un Buonasera. Maialino! Chi è questo maialino? È Piggy. Ah, Piggy, lasciamo Piggy vuole partecipare con noi. Oggi siamo in un'avventura alla ricerca di una casa fantasma. Non sappiamo cosa c'è in questa casa, ma oggi io e questi quattro lo scopriremo insieme. Beh, che dire, guardate tutto il video fino alla fine, lasciate like e enjoy. Bene ragazzi. Ok. Avete notato anche voi che tipo ci sono delle torce di redstone laggiù? Sì, e sono abbastanza inquietanti. Ecco. Io non le vedo. Ah, eccole. Sì, no, c'è la... Okay. C'è una texture pack colorata. Scusa, non le vedevo. Tu non hai gli occhi di falco come ce li abbiamo noi. Esatto. Io ho gli occhi di gatto. Occhi di Oddio. Gatto. Oddio. Che ricordo. Questo, ma sarà sicuramente ketchup. Sì, sì, assaggiatelo. Lo faccio assaggiare a voi. Che buono il ketchup. Mm. Vai, vai, vai. Ma ragazzi, ma non è niente di inquietante però. Gift for no, you. Infatti. C'è dei regali per noi. Dei regali, vabbè, vediamo. Coltello di Jeff the Killer. Oh, ma anch'io però, grazie. Coltello di Jeff the Killer. Ci trattano bene. Ragazzi, ma qua giù c'era una donna. Venite. Dove? C'è una donna qua, per terra. Tipo, sembra morta. Si sarà addormentata. La bella addormentata nel bosco, se la baci si sveglia. Sembra Shizuka. È vero, ma... Oddio. Sembra che ci sia tanto sangue poi in giro. No, Dio. Poverina. Forse gli si è rovesciato il panino e ci è caduto. Guardala, guarda il tipo le stelle, non lo so. C'è rimasto per il panino. Però non si muove. No, sì, muove, quindi non è morta. Ehi, secondo me le manca fare i bagni. Sapete che lei le piaceva fare i bagni. Forse è svenuta. Oddio. Beh, ragazzi, meglio lasciarla che mi inquieta un po' così. E seguiamo le nostre care tracce di redstone. Vai, chissà dove portano. Sono molto curioso. Al McDonald's. McDonald's. Qua c'era già da mangiare. Delle belle mele d'oro. Secondo. Voglio avere due coltelli, ecco. Due coltelli di Jeff the Killer. Ma non è che ci sono altre persone che hanno messo regali anche per più persone oltre noi? Boh, non lo so, però questo è sempre il coltello di Jeff the Killer. Vuol Ma dire quante che... torce di redstone? Non lo so chi si è divertito a piantarle. Forse è stato Doraemon. Non lo so. Ma non è che magari è stato uno di noi che ha voluto fare uno scherzo? Probabile. Allora, Fraros, tu sei quello là che... Mi stai pure invitando a prendere due coltelli. Mi stai pure invitando, giusto? No, ma cosa stai dicendo? Sei entrato nel mondo di nascosto e ci hai fatto sto scherzo, vabbè. Ma non è vero. È un ladro. Faremo finta di crederci. Allora, siamo dentro sta foresta e mi sto spaventando, ragazzi. Sì, ma fa davvero paura, Una casa giapponese, ragazzi, una casa giapponese. Ma che figa, bellissima! Ma se non fosse per il fuori non si noterebbe che giapponese. Che sta roba? Chi sono sti maiali? Ma sono di maiali. Allora, ragazzi, è gatto di Shizuka. Uccidiamolo. Ma quanta... ok. Sembra un Lil Nugget. È novità questo, ragazzi. È novità che ha bevuto troppa Coca-Cola. Ma c'è la testa più grande del corpo. Ma cos'è? Ehi! Mister Tele, fermati che voglio vedere Doraemon nei tuoi occhi. Oh, scusa. Ma mi sa che Nobita si è divertito un po' a piantare del ketchup. Non lo so. Forse è stato lui a dare i panini a Shizuka. C'è un altro di quei cose che si sta avvicinando là dietro pensando che non lo vediamo. Oh, il Big Nugget chiama questo. Ma non è la creatura di Trevor Henderson, il Lil Nugget. Ne arrivano altri! Lil Nugget non fa riferimento al McDonald's, anche quello. Okay. Vero, fa riferimento al McDonald's. È quel mostro di Trevor Henderson, te lo ricordi? No, ce n'è un altro, L'anno scorso ne abbiamo visti parecchi. No, quanti ce ne sono? Ne sono tantissimi, ragazzi. Oh, uccisi. Guarda che rompono i blocchi. Questi coltelli rompono proprio i blocchi,
No, ma proprio anche gli animali in sé. Ci sono gli axolot. Oh, ci sono gli axolot. È vero. Però sta casa è una mandria. C'è una mandria di porcelli qua. Oh, no, no, ragazzi, i porcelli ci... porcelli ci odiano. Maialone. Nostra ragazza, la casa è proprio trattata malissimo. Guarda quanti ce ne sono. Nobita ci poteva informare che c'era qualcuno qua dentro. Sì, no. Ma aia! Qua ce ne sono per tre. Per il Mac Drive. Qua ce ne sono tre, ragazzi, lasciamoli stare, dai. Oh, guardate il nugget laggiù che ci sta guardando, ma noi ignoriamolo e facciamo finta di noi. Sì, ma oh, schifo, no, infatti, ce ne sono due qua, ce ne sono un paio. No, aiutateci. Aiutateci, ragazzi, qualcuno qua muore del McDonald's. Speriamo di no. Oh. Uccidiamolo. Uccidetelo. Ok, ucciso. Ma che bello, ragazzi, eh. Ben allestita, anche se non sembra una casa. Ma ci persegue. Ah, giusto. Quella che abbiamo trovato nel Medioevo. Ragazzi, questo sembra il bagno. Shizuka ci faceva sempre la doccia dentro. No, no, c'è il bullo, c'è quel Gianni, il bullo. Ma c'è cosa? Ci sta bullizzando. Ma cosa ci fa nel bagno? Ma scusa, cioè, si nascondeva dai maiali. Guarda, c'è il riflesso di... Oh, guarda, c'è il riflesso. Ma? Che brutto che sono. Oddio. Vero, hai ragione, eri brutto. C'è una doccia. Lui si fa la doccia. È rotto. Guardate che mi lavo un po' la faccia, così forse mi vedo più bello. Perché la TV dovrebbe fare la doccia? Ah, ma è bloccato. Sì, no, la TV che si fa la doccia è strano, Non ti partono i circuiti. Ah, è vero. Ma non c'è la doccia. Però è, ragazzi, che strano sta casa, Che strano. Qua c'è un vetro rotto. Ma ragazzi, infatti. Oh, ragazzi, guardate, è strano sto posto. Ma qua? Sì. Oh, no, 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 ci sono caduto. Oddio. No, 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 ragazzi. Oh, no. No, no, no. No, ragazzi. No, c'è Doraemon. No, da dove siamo spunto? Doraemon, via. Uccidetelo. No, dove spunto, ragazzi? Oddio, no, ragazzi, no, c'è Doraemon, c'è Doraemon. Ma no, ma io sto avendo troppa paura, ma come fa? Quanto è grosso? No, ragazzi. Vedetelo? No, no, ragazzi, non sta spaccando i vetri. Da una parte ci fa un favore perché ci libera. No, però noi dobbiamo ammazzarlo, ragazzi. Sì, infatti. Ti prego, dammi la tua. Morto. Ma io sono caduto nell'acqua, credevo di essere svenuto. Oh, ragazzi, è morto Doraemon, è morto. Meno male. Basta che si avvicina qualcuno e fa. Però, ragazzi, siamo rimasti bloccati qua. Siamo rimasti bloccati qua, che si fa? No. No, scusami, proviamo ad uscire in qualche modo. Ok, andiamoci. Ma come devo fare qua? Ok. Ragazzi, guidami, dobbiamo andare da Nobita. Per una ragione. Avevo persi. Ok. Ok. Venite qua. Ok. Sì. Bene! Il video finisce qui. Lasciate like, soprattutto iscrivetevi, condividete, scrivete un parere nei commenti e passate dal canale di questi quattro, ma soprattutto iscrivetevi a Frostinox e alla prossima, ciao! Ciao!